Anche la seconda e la terza giornata, dedicate all'architettura, si sono concluse positivamente. La seconda conferenza della prima rassegna di architettura a Chioggia ha visto il relatore, l'architetto Marino Zancanella, affrontare una riflessione su come costruire nel centro storico oggigiorno. Attraverso un excursus dei suoi progetti e di quelli affrontati assieme al famoso architetto Aldo Rossi, il professore ha trasportato il pubblico presente in un viaggio senza tempo attraverso le forme simboliche ed eterne dell'architettura. L'architetto ha narrato, attraverso i suoi disegni e progetti, gli studi fatti su Chioggia, il tema del canapo, della platea, del conforme e come quindi la comprensione della forma di una città diventi strumento necessario per progettare il presente. L'architetto Renato Rizzi ha incantato il pubblico presente al terzo appuntamento, confermando l'effetto positivo di questo evento organizzato dall'associazione Chioggia Plus, vista la presenza di numerosi addetti ai lavori e non. L'architetto, docente universitario dell'UAV di Venezia, è esordito con una vera e propria lezione sull'architettura, dall'etimologia della parola ai miti greci, ha posto l'architettura sul piano dell'estetico, cioè tutto in relazione, affrontando il problema nella cultura contemporanea di mancanza di equilibrio tra il sapere tecnico e il sapere umanistico. L'architetto oggi deve studiare di più, solo in questo modo può sperare di uscire dalla crisi che ci affligge. Il pubblico ha partecipato attivamente ai dibattiti grazie anche agli interventi degli altri ospiti invitati, come l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Rossi e le due massime autorità della città, il vescovo Monsignor Adriano Tessarollo e il sindaco Giuseppe Casson. Chioggia Plus è un'associazione nata quest'estate, giovane, di appunto giovani professionisti che con le loro competenze e professionalità hanno deciso di appunto porre delle riflessioni sulla nostra città per cercare insomma di aiutarla a uscire e a forse a dare anche qualcosa di nuovo, qualche stimolo in più. La nostra città ha bisogno di risposte, per l'appunto risposte urbane. Abbiamo riscontrato la necessità di riflettere appunto sul nostro territorio e la scelta caduta nei relatori che abbiamo appunto invitato alla nostra rassegna, spero ci possa aiutare a migliorare e appunto raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. Appuntamento conclusivo venerdì 30 marzo con gli architetti Armando Dal Fabbro e Augusto Angelini, che parleranno di città e di architettura sull'acqua. Chioggia TV.